Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7 con il PlayStation VR 2. Vi ringrazio naturalmente tantissimo per il supporto del primissimo video dedicato al mondo del PlayStation VR 2 su PlayStation 5. Ho letto naturalmente tantissimi commenti e ho letto anche tantissimi consigli di cose che possiamo provare. Per esempio, con il nuovo aggiornamento è stata introdotta anche tra le tre auto l'Honda RA 272 del 65. C'è stato un utente che mi ha consigliato: Mick, proponici qualcosa nello showroom in VR. Adesso proviamo, infatti. La domanda è: ma da dove si accede? Sarà su garage, immagino, no? Eccolo qui, showroom VR. Vediamo un po' come funziona. Ah, ci fa scegliere la località? No, signor, ma mi fa muovere per il posto, tipo GT Auto. Ah, non ho il controller. Non ci credo. Ma posso muovermi? Aspetta che prendo il pad. Non ci credo. Ah, non mi posso muovere dove voglio. Cioè, nel senso, io con la levetta a destra, vedete, sposto la visuale. Ma posso muovermi? Con L3 mi abbasso. Come mi alzo, scusami? Cioè, non ho capito i comandi. Con triangolo vado sulla macchina, vado. Cazzo, però qui fammi muovere come voglio. Maledizione, mica è stupenda, raga. Naturalmente io non mi vedo in macchina. Anche se muovo il cambio non si muove. Poteva affacciarmi da qualche parte, però, i comandi. Cioè, raga, la macchina è vera. Ma stai scherzando, eh? Cioè, raga, riesco a vedere pure i bulloni, riesco a vedere. Più di tanto non mi posso avvicinare. No, vabbè. Raga, ho comprato un'onda. No, non ci credo. Com'è che ci si alza? Con L3 mi abbasso. Ah, ok, con R3 mi alzo. Oddio, sto volando. Lì c'è un MX5. Dai, però un tasto per la corsa non c'è. Col quadrato posso cambiare l'illuminazione, eh? Quella è una GR86, eh. No, vabbè, ragazzi, incredibile. Mi sa che questo video allora lo dedichiamo solo allo showroom. Voglio avvicinarmi di più. Purtroppo, cioè, più veloci di così non posso andare. Signori, ma non state scherzando. Non... no, vabbè, no, sì, no, no, non è vero. Ok, di qua mi sa che c'è un muro invisibile perché non mi fa andare. Cioè, raga, io sto vedendo l'auto veramente, sto vedendo. Così è di notte. Cioè, raga, io sono veramente dentro questo capannone. Non so se rendo l'idea. No. Cioè, raga, puoi vedere tutti i dettagli della macchina. Cazzo, però potevano mettere che muovi tipo, tra virgolette, il personaggio come, che ne so, tipo come un Call of Duty, un Battlefield, cioè che con le levette ti muovi. Sarebbe stato 100.000 volte più figo, secondo me, eh? Qui c'è un muro invisibile sulla sinistra, non mi fa andare. Là ci sono i meccanici, gli ingegneri. Aspetta un attimo, cosa abbiamo qua? Magari gli frego qualcosa che mi serve sul lavoro. Cos'è quello? Lo Svitol. Questo è un MX5. No, signore. Non mi fa andare più avanti di così. C'è il confine. In altezza quanto posso andare? Ok, questo è il massimo. Raga, l'auto è via. Cioè, io ho un MX5 qua davanti. Fa più scena l'MX5 che quell'auto lì. Non so il motivo. Cioè, guardate la superficie della carrozzeria, è incredibile. Sì, ma scusate, arrivati a questo punto io devo entrare dentro una Ferrari. Ma stai scherzando? Scusami un attimo, eh. No, aspetta, aspetta. No, raga, io qua ci faccio una rubrica dedicata. Aspetta un attimo. Voglio vedere la 155, voglio vedere. Andiamo in un altro posto, però. Durerà 6 ore sto video, già lo so. Andiamo qua? Non ci credo. No. Cioè, io dovrei allungare il braccio, aprire la portiera, salire in macchina e andarmene via.
Posso vedere più dentro? Larini, non ci posso credere. Cioè, raga, il dettaglio, cioè proprio l'oggetto poligonale 3D ha un dettaglio assurdo. Cioè, guarda, si vede pure... pure all'interno scocca, si vede. No, vabbè. Sparco. Andiamo un po' di qua com'è. Mica gli scarichi, ma che belli ignoranti. Qua dovrebbe essere tutto ossidato, naturalmente, però... Gran Turismo ha di vizio di mettere le auto tutte belle pulite, immacolate. Cioè, guardate il logo Alfa Romeo. No, vabbè. Non ci posso credere. Alfa Corse. Non ho parole. Cioè... è incredibile, ragazzi. Perché poi magari sta cosa la può fare anche un gioco come Assetto Corsa. Sicuramente lo può fare, ma con questo dettaglio io ne dubito, eh. Senza scatenare console, PC War, cioè non... Adesso posso salire a bordo dell'auto un momento, però perché la voglio vedere bene. Cioè, guarda anche i tergi, che io come messiere li smonto pure i tergi ogni volta per cambiare i vetri delle macchine. Che poi questa va pure a guarnizione, va. Questa non è con il sigillante. Vedete la guarnizione. Oddio, credo, eh. Non mi sembra abbia la battuta. Poi potrei sbagliarmi, eh. Bello che io ho letto il commento mica e prova il VR Showroom. E ho pensato, vabbè, che cazzo sarà mai? È meglio guidarli in pista. Sto cazzo. Non è che magari c'è qualche glitch come uscire dalla mappa, così vado a farmi un giretto. Minchia, voi ci scherzate, ma può succedere, eh? Vediamo dentro. Volanti non si girano, immaginavo. Tre pedali, naturalmente. No, non si muovono se li premo. Questo è il cambio. Non ci posso. Minchia, il volante Momo, raga, è bellissimo. Cioè, è proprio semplice. Ma a me così piacciono i volanti, infatti. Quanto posso allontanarmi? Ok, ha dei confini meno ristretti di altri. Riflessi qua lasciano un po' a desiderare, però. Che cazzo mi avete combinato? In gara sono in 3D, sono. Qua sono piatti. Cioè, vabbè. Ragazzi, io come messiere smonto pure i tergi, Qui hanno tutto il guscio, capito? C'è uno qui, magari non sa come smontare la macchina, la prende qui nel gioco e non so, guarda bene, non lo so. Qua posso guardare molto sotto e anche dietro, aspetta, fammi girare. Cos'è sto coso? Non ne ho idea, non sono ingegnere. Cos'è sto simbolo? Ah, perché ho un oggetto davanti forse, minchia, ti dici pure. Incredibile. Non ho parole, raga, ci facciamo una rubrica dedicata. Adesso vediamo quante auto fare per video. Si vedono addirittura le saldature della rollbar, si vedono. Sono veramente scioccato. Cioè, non so che cosa dire, raga, perché... cioè, di fronte a ste cose, cosa devi dire? Dimmelo tu. Allora, fate così, nei commenti, scrivetemi le auto che vorresti vedere, tipo, mica, l'auto dei miei sogni è quella, voglio vederla in un video, e ci andiamo a stecca, ci andiamo. Adesso magari come primo video esplorativo prendiamo auto a caso, io vorrei vedere anche la Giulia, vediamo la Giulia. Showroom, cambiamo anche magari località, andiamo in un box, solo che qui probabilmente c'è anche meno... no, vabbè. Voi siete pazzi! Siete fuori di testa! Posso sbirciare? Aspetta un attimo, Giulia, vedo... no, non mi fa andare più di là, volevo sbirciare. Lo fanno apposta, se no gli copi i programmi che usano sul PC per testare le macchine. Signori. Sauber Engineering. Cioè, minchia, guarda il disco del freno. Raga, la macchina è vera. Sarò ripetitivo. Raga, la macchina è vera. Io ce l'ho qui davanti. Ho una Giulia GTA M qua davanti.
Fammi vedere gli scarichi. Qui vediamo adesso chi fa gli scarichi finti. Qua vi rovino. Ok, no, lo scarico c'è. Vabbè, sapete come sono alcuni auto. Ti mettono lo scarico così bello. Poi c'è il tubo del cazzo che va fino a sotto. Ok. Stai attenta, Alfa Romeo, perché ti guardo più vicino di quanto tu possa pensare. Avvicinati, mica, avvicinati, non avere paura. Tanto poi la vediamo anche da dentro. Vediamo lo specchietto. Vedi, questo riflette giusto. In carbonio. Cioè, guarda i tergi. Raga, ripeto, io li smonto di mestiere sti cosi, perché quando tu cambi i vetri devi togliere i tergi, la mascherina. Fa impressione vederli così, Logo quadrifoglio. Qua mi dovete lasciare stecchi di commenti, perché... Ok, posso accendere qui le luci. Freccetta sinistra e destra. Ok, le quattro frecce non mi ricordo, boh. Fammi vedere. Troppo vicino, Mick, troppo vicino. No, vabbè. Cioè, i materiali utilizzati. Raga, io non posso dare un giudizio. Oh, sì, i materiali utilizzati per questa modalità sono fatti bene. Non è, non è il discorso, i materiali sono fatti bene. Questa è la realtà. È questo che tu non capisci. Io non voglio vedere i commenti. Minchia, mica che sono fatti bene i materiali. No, io voglio vedere il commento. La realtà di questo gioco è fatta meglio. Questi sono i commenti che voglio vedere. Andiamo a bordo. Modalità gara. Marcia 1. Posso cambiare qua? No. Ok, lì si vedono. No, vabbè. Potrei diventare pazzo per queste cose. È assurdo. Qua devono tarare bene. Vabbè, non me ne frega un cazzo qui in prova, Però vedi, riflessi. Cazzo, in gara li vedo in 3D, deve caricare più roba. Cos'è che c'è scritto? Passenger airbag. Beh, li togliamo. Qual è il problema? Ci schiantiamo. Naturalmente due pedali. Oddio, ci avete messo il NOS. No, scherzo, è il... l'estintore. Mica bella la rollbar, Porca Eva. Serie limitata. Come serie limitata? Serie limitata? Non si legge, cavolo. Non mette bene a fuoco, raga. Non riesco a leggere il numero. Ma Mick, 600 euro. Cazzo, sono troppi. Sì? Ne sei ancora convinto che sono troppi? Secondo me hai cambiato idea. Va che vi controllo, mi raccomando, lavorate. Che io qua non è che regalo soldi, vabbè, va. Io direi che possiamo passare a un'ultima auto. Cosa vogliamo provare? In questo video, come ho detto, andiamo un po' così. Vogliamo vedere la DeLorean? No, vabbè, vabbè. Minchia, raga, qui ho contenuti infiniti. Andiamo con qualcosa di soft. Perché se mettiamo troppe auto belle, dopo... non so che cosa mettere in miniatura. Dove cazzo siamo, raga? Naturalmente mettono la nebbia per nascondere... cosa sgasi? La macchina è mia, Ma quanto è bella, raga? Guarda, tutta la trama qui in pelle. Fammi vedere i cerchi. Fammi vedere, sotto si può... non riesco ad abbassare lo sguardo. No, vabbè, ma raga, ma si vede anche sotto la macchina. No, ma qui devo fare una cosa più accurata. Primo video così come test, Faremo cose molto più accurate poi. Una Plymouth, dovrebbe essere così la pronuncia, no? Sì, dovrebbe essere Plymouth. Minchia, cazzo è sto attaccapanni. Minchia, i sedili tutti uniti però sono fighi, Senza menate varie. Porca Eva. Ecco, vedi, queste probabilmente da sostituire il vetro è una pacchia. Cosa, non devi smontare quasi un cazzo, i tergi li abbassi. Non ha la mascherina. Signore. No, vabbè.
Vabbè, niente, oh, poi dico, dovete comprare questo visore Marchettaro. Ma Marchettaro di chi è? Che l'ho pagato? Di cosa Marchettaro? Vabbè, vabbè, niente, dai. Sono un Marchettaro. Se questo essere Marchettari, però, è il lavoro più bello del mondo, eh. Andiamo da dentro. vedi, questa già è più nitida. Boh, non so, o devo regolare meglio le lenti. Può essere, non è che sto a di... Sto a di cose strane. Off. Questo qui deve essere il riscaldamento. C'è scritto heat. Sì, temperatura, fan sulle ventole. L'autoradio abbiamo. Aia, ho colpito il... Ok, abbiamo i... Come si chiamano? I tergi. Ah, ma è scritto in italiano? Scritto... Ah no, pressure. Avevo letto pressione. Temperatura, benza. Abbiamo percorso 8000 km. Vabbè, nuova la macchina. Mica che bei sedili, oh. Tacci tua. Posso abbassare qua? No. Sarebbe bello. Vabbè. Certo che se Forza Motorsport 7 non avrà... no, non ce l'avrà, perché a meno che non lo mettono su PC... Perché Xbox non ha il visore. Avete capito quanto perdete? Adesso non voglio scatenare guerre, ma avete capito quanto perdete? Cioè, ste cose, Forza Horizon ce l'aveva 100.000 volte più belle. Aprivi le portiere, cofani. Qua non lo puoi fare, per carità. Però hai il VR, minchia, le vedi come vuoi. Sistema di freno? Deve essere il... Non so, il freno a mano? Non ho idea. Qui il cambio naturalmente è a leva. Minchia, che strani i pedali, oh. Vabbè. Quanto posso allontanare? Vedi, con questa già mi posso allontanare di più. Colpito il microfono, probabilmente. Sto colpendo qualsiasi cosa. Aia, porca puttana. Questo è veramente un colpo al cuore. No, vabbè. No, io non commento. Ammiriamo la bellezza della vita reale. Cazzo devo dire qua? Dove ci troviamo qua? Boh, cazzo ne so. Vediamo gli scarichi e controllo se sono finti, che qua... Che poi finti, dipende come è stata poligonata la macchina. Aspetta, voglio vedere il logo BMW da vicino, devo ricordarmi di quando la comprerò nella vita reale. Minchia. M3, va che bello. Porca puttana. Ma dove li avete confiscati questi cerchi, eh? Freni Brembo, naturalmente. Se no le macchine non frenano, eh. Loro sono i migliori. Posso aprire, eh? Cazzo, però potevano mettere che aprivi le portiere, eh. Secondo me per non averlo messo... Chissà che cazzo si sono inventati. Non lo so, magari non era proprio previsto quando hanno creato i modelli. Anche questa. Questa è a guarnizione. Non è a sigillante il vetro. Questi sono i ganci del cofano. Mamma mia. Aspetta, non ti scendi. Minchia, come m'acceca. Incredibile. Andiamo dentro. No, vabbè. È assurdo. 5 rapporti più retro. Freno a mano. Minchia, belli i sedili, eh. Ok, direi che con questa roll bar i sedili dietro sono anche... Perché li hanno messi, scusate? Li toglievano. Come fa uno a sedersi dietro? È impossibile. In altezza quanto... Posso andare? Beh, dai, abbastanza, eh. Che bella lettonazzo. Ah, i finestrini dietro con la leva lì.
Ah, tanta roba, non lo sapevo. Minchia, quante cose impari con sta roba qui. Naturalmente tre pedali. Ragazzi, che cavolo vi devo dire? Oh, colpisco sempre. Minchia, guarda l'alcantara del volante. È assurdo. Proviamo a mettere. No. Cioè, ma ragazzi, ma veramente? Cioè, tipo, tu ti metti così, ti rilassi, ti bevi un bel drink, dici, cazzo, oggi ho lavorato 12 ore. Devono mettere più località, tipo, non lo so, in riva alla spiaggia. Minchia, mi metto là con l'ombrellone e mi rilasso, eh. Con un bel Ferrarino. Stai scherzando? Vedi, a fine giornata ti vai a prendere un drink. Peccato che non si può sentire il sound. Ho provato tutti i tasti, ma. Niente da fare. Vabbè, ragazzi, a parte questo, direi che per questo primo video dedicato al VR Showroom è tutto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. E niente, la vita del marchettaro quando vi dico di comprarlo, Mick, lo dici perché ti arriva una percentuale, vabbè, va, niente, oh, ma arriva. Non so su quale conto corrente arrivi questa percentuale. Vuoi sapere una cosa? Non è il mio conto corrente, probabilmente.